Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento del capitolo 1068 di One Piece. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi e condividere il video o il canale con i vostri amici in modo tale da far iscrivere anche loro, di lasciare un bel like se il video ovviamente vi sarà piaciuto, di farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti, di seguirmi sui vari social, link in descrizione, quindi Instagram dove potete contattarmi in privato, vedere meme, sondaggi, essere informati comunque quando usciranno i nuovi video qui e magari poi in qualche modo relazionarvi a me anche sul mio profilo Instagram personale, su Twitch dove continueremo altre live e su TikTok dove poi porteremo altri contenuti. Vi ricordo anche la sezione abbonamenti attiva e ovviamente vi esorto a vedervi tutti i video che vi lascerò durante questo video commento perché come sempre ci aiuteranno un po' nella descrizione e nell'analisi, diciamo, del capitolo. Infatti vi lascio qui sopra il link del video teoria per quanto riguarda chi sarà il nemico di questa saga di Egghead, perché adesso parleremo ovviamente di quello che è successo nel capitolo, parleremo dell'intervento prepotente della CP0 sull'isola, ma vi esporrò alcuni dubbi che ho comunque già esposto nel video che vi ho lasciato e che, diciamo, approfondisco poi nel video in questione. Vi ricordo tra l'altro che inizio settimana prossima uscirà la seconda parte di questo video teoria, dove però si andrà a considerare Egghead non solo come la saga, e quindi quale sarà il nemico finale della saga che vi ho lasciato già, ma in quanto fondamentalmente quello che questa saga darà alla macro trama principalmente, quindi alla macro storia. Quindi vi ovviamente aspetto anche inizio settimana prossima. Detto questo, quindi parliamo subito del capitolo. La copertina, quindi la mia avventura in qualche modo continua per quanto riguarda Sister Clown e Vismok Judge. Penso che ormai siamo agli sgoccioli di questa mini avventura, ma come sempre vi ricordo, facendo luce appunto letteralmente su questa questione, vi ricordo di scusate ma un po' raffreddato, vi ricordo comunque che di ricordarvela questa mia avventura, perché il fatto che comunque si parli di ex scienziati che hanno fatto parte della MADS, che tra l'altro poi sono i membri dello stesso gruppo di scienziati, dove si trovava anche Vegapunk, vi lascio qui sopra il link del video analisi barra teoria del personaggio di Vegapunk, dove abbiamo analizzato nome, poteri, probabili e il come abbia fatto personalità, carattere, e quindi come abbia fatto a dividersi in sei corpi. Quindi il fatto che comunque manca fa l'apposta nella saga di Vegapunk, ci sono anche gli altri scienziati che facevano parte di questo gruppo, e comunque il fatto che Oda continui a portare avanti questa mia avventura, che poteva benissimo finire già tanti capitoli fa, mi dà ancora sempre di più l'impressione che qualcosa si smuoverà. Quindi tra le prossime puntate, diciamo, di questa mia avventura, che ripeto penso ormai agli sgoccioli, aspettiamoci magari il nome, la frase, la rivelazione, l'oggetto, la cosa, l'alleanza, un'arma nuova, un ricordare il passato fondamentale per un personaggio. Comunque aspettiamoci qualcosa, perché qualcosa arriverà nell'incontro tra Vismok Judge e ovviamente Sister Clown. Detto questo, parliamo quindi del capitolo, un capitolo che sicuramente è un po' meno spiegazioni ed è un po' più attacco, un po' più azione. Infatti, il capitolo inizia appunto con quello che è l'intervento della CP0 sulle coste, diciamo, di Egghead, e insomma, in qualche modo si cerca, fingendo sia da un lato ma in realtà anche dall'altro, di diplomaticamente interagire, diciamo, i due gruppi, per poi in realtà, con lo scopo, per quanto riguarda la CP0, di intervenire e attaccare eliminando Vegapunk. Quindi da un lato gli agenti governativi tentano un approccio fintamente amichevole, e dall'altra parte Vegapunk tenta un approccio fintamente inconsapevole, anche se poi in realtà Vegapunk stesso sa già di sapere troppo per quanto riguarda appunto l'antico regno, per quanto riguarda quello che è successo Ara, per quanto riguarda i suoi rapporti passati con il dottor Clover, per quanto riguarda tanta altra roba, e quindi sa che il governo è lì. Tra l'altro, attenzione, viene specificatamente detto è la CP0 che è lì, ed è una cosa insolita, perché di solito appunto interagiscono la CP7, la CP9, la CP5, che sono citate appunto da Rob Lucci nel finto tentativo di accusare, no, lo scienziato di essere ostile al governo, quando poi in realtà lo scienziato non ha mai combattuto le navi di queste organizzazioni governative, ma appunto
diciamo in qualche modo si tenta questo approccio, ed è interessante appunto il fatto che Vegapunk capisce di che comunque cosa non va, proprio perché viene mandata la CP0, che viene ripetuto da Jinbei, ma questo noi lo sappiamo già dall'epoca di Dressrosa. Interviene questo apparato speciale governativo solo e soltanto per ordine dei draghi celesti, e quando appaiono è perché di solito anche molte situazioni geopolitiche o comunque molte situazioni vanno cambiate o verranno cambiate. Infatti con l'apparizione della CP0 a Dressrosa cade comunque Doflamingo, con l'apparizione della CP0 a Wano cade comunque l'istituzione di due imperatori, e vi lascio qui sopra il link del video teoria sui Pix e su come questi ultimi possono essere collegabili a un'eventuale teoria di rivedere gli imperatori nella battaglia finale. E quindi di conseguenza in qualche modo adesso anche qui si ripresenta la CP0, anche se comunque io ripeto quello che ho detto già nel video precedente, cioè appunto per quanto possa voler bene ai personaggi di Kaku e soprattutto di Rob Lucci, ma anche di Stassi, che comunque sembra in qualche modo sapere qualcosa, essere già stata a Egghead, magari appunto anche lei sotto copertura tantissimi anni fa, come per esempio gli ex agenti della CP9 sono stati a Water 7 due anni fa, oppure perché magari è un esperimento di Vegapunk, era un ex assistente, e comunque c'è un legame che bisognerà poi ovviamente capire. Però per quanto io possa provare sentimenti di affetto, di simpatia per questi personaggi, avrei preferito molto di più vedere l'azione dei personaggi nuovi della CP0, che in qualche modo a Wano non hanno avuto modo di poter mostrare le loro capacità, anche perché i nemici con i quali si interfacciavano, specialmente Kaido, erano comunque troppo forti e quindi avrebbero fatto brutta figura a prescindere. Ma anche altri membri della CP0 avrebbero fatto brutta figura, ma anche tantissimi altri personaggi di One Piece, anche per esempio gli ex Shichibukai contro Kaido avrebbero fatto brutta figura. Quindi diciamo che i nuovi membri della CP0, per quanto innovativi, per quanto interessanti, per quanto misteriosi, hanno avuto la tempistica sbagliata per apparire, anche se io credo e spero che li rivedremo. Mentre gli ex membri della CP9, che adesso fanno parte della CP0, noi li conosciamo già vita, morte e miracoli, e per quanto possiamo ipotizzare che abbiano un power up sicuramente interessante, è chiaro ed evidente che non sono una reale minaccia. E da qui e poi è sorto il dubbio di qual è allora il vero nemico di questa saga. Però comunque un'altra cosa interessante che mi ha in qualche modo preso per quanto riguarda la questione CP0 eccetera eccetera, è proprio il fatto che in qualche modo appunto venga proprio specificatamente detto che di solito non si muove da questo punto di vista, ma soprattutto viene citato vengono citate un'altra serie di organi governativi, la CP5, la CP7 se non mi sbaglio. Ma allora a questo punto mi sorge una bella domanda: chi sono i nuovi membri della CP9? Cioè, qual è la nuova organizzazione della CP9? Perché per quanto comunque da un punto di vista puramente di forza, di trama eccetera, magari non hanno un impatto fondamentale, perché ormai stiamo raggiungendo livelli di ammiragli, imperatori, assi di saggezza, dinastie di divinità più o meno arcaiche, e vi lascio anche qui sopra il link del video analisi teoria sul personaggio di Teach, se può essere un lunariano rinnegato e se può essere un eventuale figlio di Im, vi lascio qui sopra il link. Però da un punto di vista di curiosità, no, visto che Oda ci ha tenuto a ripresentare alcuni, almeno per ora, membri della CP0 come ex membri della CP9, allora a questo punto la domanda è: quali sono i nuovi membri della CP9? Che sarebbe sicuramente molto interessante scoprire. Comunque Rob Lucci, tra l'altro, molto fighi con queste maschere, per quanto noi comunque già conosciamo le facce di tutti loro, Oda ce li mostra comunque in divisa da un punto di vista di incognito, no? Ed è un po' la spiegazione che do anche nel video, dal momento in cui la CP0, comunque in generale gli organi governativi, tendono a intervenire in situazioni di inganno, di caos, e quindi se vi vedete il video capirete perché Egghead è candidabile e candidata fondamentale a essere il vero nemico di questa saga. Comunque fatto sta che li vediamo comunque in questi abiti formali con le maschere di carnevale eccetera, molto inquietanti tra l'altro se consideriamo quanto possono essere delle macchine assassine. E diciamo Rob Lucci tenta questo approccio fintamente appunto pacifico, anche se ormai era ben chiaro a tutti la situazione. È un po' come quelle situazioni in cui tu hai già ben chiaro che tutti sanno tutto, però
provi inizialmente a fingere, a dire vabbè dai, vediamo un po' come va, però poi si gettano appunto letteralmente le maschere e si va poi al nocciolo della questione. Infatti, senza neanche troppo sprecarsi, Rob Lucci dice per tutto Kaku prova l'approccio di dire vabbè fateci approdare, abbiamo fatto un lungo viaggio. Vegapunk dice non mi tiene niente ma ho da fare, ve la sto un po' riassumendo. Rob Lucci allora dice ok, però prima di andare abbiamo una domanda, ma voi non avete sentito nulla di sparizioni eventuali che abbiamo sentito di nostre navi attaccate eccetera eccetera? Vegapunk capisce che è un'eventuale finta accusa che però potrebbe poi essere mossa pubblicamente, ufficialmente, per dire guardate, noi abbiamo dovuto abbattere Vegapunk perché stava tramando contro di noi, stava tramando contro il governo. Vegapunk dice, continua a dire non mi dite niente ma ve ne dovete proprio andare, e quindi allora risulta abbastanza chiaro ed evidente che ormai è lo scontro. E infatti Rob Lucci subito prende la palla al balzo, da buon capitano, informa i suoi uomini di essere pronti a fare il salto con l'orso serafino. Infatti molto interessante il fatto che ogni serafino abbia il nome dell'animale di riferimento degli Shichibukai originali, e quindi si chiamino S-Bear, S-Snake, S-Hook eccetera eccetera, cioè i vari animali, piuttosto anche perché era anche brutto dire il serafino di Orso Bartolomeo. Allora a questo punto si chiama S-Orso, S coccodrillo, serpente eccetera eccetera, e quindi di conseguenza dicono preparatevi a intervenire. Quindi da questo punto di vista ci fa capire che probabilmente gli ex Shichibukai che erano già fruttati come Orso Bartolomeo mantengono i loro poteri anche da serafino, i Shichibukai che non erano fruttati tipo Jinbei gli vengono dati nuovi frutti del diavolo. Infatti l'S, diciamo in questo caso Shark, ha proprio il frutto del diavolo di Signor Pink, o sembrerebbe avere appunto il frutto del diavolo di Signor Pink. Tra l'altro in tutto questo il vero Orso Bartolomeo che si sta muovendo da Kawabaka si teletrasporta, quindi probabilmente aspettiamocelo di vedere anche appunto qui a Egged, e vi lascio qui sopra il link del video analisi barra teoria sul personaggio di Bonnie, che è un personaggio fondamentale e che sarà protagonista anche nel nostro video di inizio settimana prossima. Quindi come sempre vi ricordo di recuperarvi anche il video che uscirà. E in tutto questo comunque diciamo appunto perché dal momento in cui metteranno piede gli agenti governativi sull'isola, la loro nave verrà automaticamente attaccata giustamente da quelli che sono i mostri marini, i robottoni creati appunto dai vari Vegapunk, e infatti non appena avviene la nave viene giustamente attaccata. Nel frattempo Vegapunk, diciamo quello che dovrebbe essere il corpo originale, anche se poi scopriamo essere probabilmente un ologramma perché dice vabbè vi aspetto al piano di sopra e sparisce, comunque fatto sta che dice a Rufy io voglio che tu mi salvi, mi porti via da qui, non solo per una questione di salvezza, perché comunque attenzione, questo capitolo è importante perché ci fa capire, ci dà conferma che Vegapunk aveva almeno 3 serafini come guardie del corpo, tra l'altro capitanate da Sentomaru, viene rinominato Sentomaru, che non si capisce bene a questo punto quindi se agirà a favore o contro dello scienziato, e quindi andando a favore o contro gli agenti governativi mossi direttamente dai draghi celesti. E soprattutto comunque anche il sistema di difesa dell'isola Egged, che in questo momento è buona, ma recuperatevi il video e capite perché l'isola potrebbe diventare cattiva. Però, appunto, come avevo ipotizzato già nel video teoria, l'isola stessa è una buona fortezza, perché ci sono i laser, ci sono comunque gli ologrammi, ci sono una serie di meccanismi di difesa che in questo momento favoriscono Vegapunk, in futuro vedremo, potrebbero favorire la CP0. E quindi, di conseguenza, non è che Vegapunk se ne vuole andare solo e soltanto perché ha trovato un imperatore che lo protegge, perché, ripeto, a meno che il governo mondiale non mandi oltre la CP0 anche tutti i serafini riuniti, con un programma particolarmente speciale che in qualche modo svincoli i serafini dal loro creatore, perché in teoria è Vegapunk che ha il controllo sulle sue armi create, e a meno che quindi il governo non porti molta più diciamo forza da un punto di vista meramente combattivo a Egged, magari appunto con la presenza di qualche ammiraglio, diciamo che comunque avere già 3 serafini a livello di flottari, oltre un sistema di difesa abbastanza interessante, oltre al fatto che alcuni Vegapunk sembrerebbero anche portati per il combattimento, non sono livelli esagerati, però sembrerebbero essere portati appunto a combattimento, risulta abbastanza chiaro che la difesa sì, può essere utile, anche quella di Rufy, Cappello di Paglia e Ciurma, però insomma non è così fondamentale. Quindi Vegapunk dice in realtà io voglio andarmene da qui perché ho capito che la mia conoscenza non solo è talmente vicina a quella ormai dell'antico regno che in qualche modo sono diventato una minaccia anche per quelli che fino ad ora mi sfruttavano
e gli facevo molto comodo, ma anche perché qui ormai le risorse sono talmente esigue rispetto a quelle che sono le mie capacità mentali, rispetto a quelle che sono le mie potenzialità e volontà di creare, costruire, migliorare, progettare, eccetera, che me ne devo andare da qui. E solo viaggiando, magari insieme a te, imperatore, simbolo di libertà, simbolo anche di potermi dare le risorse di cui ho bisogno, posso magari provare a migliorare il mondo. Quindi Vegapunk in teoria sembrerebbe essere addirittura quasi un nuovo Mugiwara confermato, ma attenzione, Rufio aveva detto di sì anche a Yamato, poi si è visto Yamato come è rimasta praticamente a Wano, per tutti i motivi che il vostro Shinigami vi aveva detto già da un anno e mezzo. Però molta gente nella community, 3000 video, nuovo Mugiwara, nuovo così, nuovo con Yamato. Il vostro Shinigami era uno dei pochi, non l'unico, ma uno dei pochi a dire: ragazzi, Yamato rimarrà a Wano per tanti, tanti, tanti motivi. E l'ho detto in live, in video commenti. Alla fine Yamato è rimasta proprio a Wano. Quindi attenzione, io questa volta non mi sbilancio molto, non escludo che Vegapunk possa salire sulla Sunny, ma sono molto 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 dubbioso, anche perché molto probabilmente Vegapunk morirà per tutti i motivi che però vi ho detto appunto nel video che vi ho linkato. Quindi sicuramente molto interessante. Kaku appunto sembrerebbe non essere più tanto sveglio come era a Water 7, vabbè, più che altro per esigenze di trama serviva qualcuno che faceva il cretino e si faceva bruciare dai laser di Vegapunk. Scopriamo che appunto che Vegapunk ha il serafino non solo di Jinbei, ma sembrerebbe appunto di Mihawk e Bo-Hancock, e quindi di conseguenza i due serafini mostrati appunto con la situazione di Teach, Kobe e Bo-Hancock Vera e Silver Rayleigh, quindi di conseguenza anche da un punto di vista temporale la situazione di il rapimento di Kobe da parte di Teach è passato già qualche giorno sicuramente, il tempo che i serafini sono tornati comunque a Egghead, e quindi di conseguenza fatto sta che appunto Rob Lucci comunque interviene di prepotenza, ma veramente di prepotenza, perché appunto quando poi uno dei sei Vegapunk cerca di intervenire, Atlas appunto, e recuperatevi veramente il video approfondimento del personaggio di Vegapunk, un video di 40 minuti dove abbiamo approfondito i vari Vegapunk, il come Vegapunk possa essere in qualche modo stato sdoppiato in sei, il carattere generale di Vegapunk, l'analisi del nome, l'etimologia, eccetera. Comunque appunto Atlas sembrerebbe voler intervenire. Stassi comunque ha sicuramente, Stesi, Stassi non mi ricordo mai, ha comunque sicuramente qualcosa da dirci. Quindi aggiungiamo e aumentiamo la lista di persone che hanno a che fare con Vegapunk, sia all'interno della ciurma, sia fuori come Bo-Hancock, sia Stassi e sia comunque i vari rapporti Urso Bartolomeo, sto per arrivare appunto a Egghead, Dragon, eccetera eccetera. E Rob Lucci, per quanto penso che poteva benissimo affrontare Atlas anche in forma normale, fa lo sborone, quindi boom, fa una delle Rokushiki più famose, come si chiama? Il Rogue Run mi sembra, e quindi sfonda praticamente in termini tecnici Atlas, e tra l'altro si trova faccia a faccia con un certo Luffy cappello di paglia, ovvero sia un certo Monkey di Luffy, e quindi sarà sicuramente interessante il confronto. Però alla lunga, ripeto, per quanto possa amare il personaggio di Rob Lucci e per quanto non mi faccia impazzire, non mi piaccia particolarmente il personaggio di Luffy, insomma alla lunga non c'è partita, non c'è, per quanto Rob Lucci possa aver avuto un power up, non c'è comunque partita. Quindi sicuramente molto interessante capire adesso come evolverà la situazione, ed è cade a pennello questo capitolo proprio per il video che è uscito qualche giorno fa. Noi ci vediamo quindi a un prossimo video, vi ricordo all'inizio settimana prossima il video teoria su Egghead, su quale sarà il contributo di Egghead nella macotrama e perché il personaggio di Bonnie sarà ancora una volta fondamentale, e poi ovviamente ci vediamo con i prossimi appuntamenti, il prossimo video commento, live, eccetera eccetera eccetera. E tra l'altro recuperatevi anche, ve lo lascio magari qui in fondo, il video recensione del film di Dragon Ball Super Super Hero, e in questi giorni sta uscendo in italiano anche il film di One Piece Red, appena lo recupero faremo anche il video recensione del film di One Piece Red. Shinigami vi saluta, vi aspetta anche sui vari social, e noi ci vediamo quindi a un prossimo video. Fate i bravi, studiate, studiate umani, e ciao.